Salve ragazzi, oggi vi parlerò di Battemonkeys. Che cos'è questo giochino? Beh, è quasi un giochetto da tavolo, dato che siamo su una scacchiera. Facciamo una partita in multiplayer. Allora, che cosa dobbiamo fare in linea di massima? Giustamente si tratta di ammazzare le altre scimmie. Io sono Redez, qui la scimmietta in basso a sinistra. E come vedete abbiamo questa tavola, questa tavolozza, questa scacchiera, come la vogliamo chiamare, dove abbiamo dei vari simboletti. Ogni simbolo corrisponde ad un determinato potere oppure un determinato attacco. Ad esempio, questo che ho scelto io adesso ti permetterà di scomparire. Come vedete la scacchiera va avanti, quindi voi dovete scegliere il posto che andrà poi a scendere. Ecco, in questo momento sono diventato invisibile. Scegliamo un altro tasto, che è il simbolo della morte, questo che vedete qui, dove andremo a avvelenare l'avversario. Ovviamente lui mi ha bloccato perché aveva lo scudo. Quindi dobbiamo aspettare che in qualche modo se lo tolga. Come vedete in alto abbiamo i vari poteri dei vari personaggi. Quindi a me è rimasto un solo turno di invisibilità, mentre c'è chi ha ancora lo scudo oppure qualche altra cosa che andiamo adesso a vedere. A sinistra ha il Mace, il Berserk, e poi c'è l'invisibilità. Io ho il Mace, però ho giocato un brutto scherzetto ai miei avversari. Con quel tasto cerchio più la X vado a togliere tutti i poteri che avevano accumulato nel tempo. Ho preso una fucilata, quindi vediamo di andare a recuperare prendendo uno scudo. In questo modo saremo un po' più tranquilli per un po', a meno che questo signore qui, che ho appena bastonato, quindi possibilissimo che adesso mi addormenti. Se mi addormenta io perdo un turno. La cosa più brutta di essere addormentato è che magari può succedere, ecco, come previsto, che nel tasto dopo, successivo, ci sia la lava. Quindi se c'è la lava perdiamo moltissima, moltissima vita. In questo caso non mi è successo niente perché era vuoto, quindi adesso ci svegliamo e possiamo riprendere il turno. In questo caso io andrò a ricaricarmi un po', perché non potrei neanche attaccare gli avversari perché hanno tutti quanti lo scudo. Quando due, come in questo caso, quando due avversari vanno sullo stesso tasto, chiamiamolo così, che cosa succede? Che c'è un ci sono dei dadi, chi è il numero maggiore acquisisce il posto scelto, l'altro viene scaraventato in una direzione che può essere anche al di fuori della scacchiera. E che succede quando siamo al di fuori della scacchiera? Che andiamo a meno 100, quindi perdiamo immediatamente. Ecco qui, questo mi ha fatto una bella scarica di fulmini. Come abbiamo visto, un personaggio è morto. Quindi un personaggio è morto, quindi siamo già in lizza per la terza posizione. Vediamo, ecco qui, cerchiamo di attaccare qualcuno. In questo caso sicuramente il mio personaggio farà del male, diciamo, a qualcuno. Vediamo a chi, solitamente l'ultimo che ha fatto l'azione. Quindi in questo caso lui ci aveva tolto i poteri con il tasto di cui vi parlavo in precedenza. Ecco qua che mo prendiamo una bella botta da 40.
ci aveva tolto i poteri, quindi noi gli abbiamo buttato addosso un bel meteorite, chiamiamolo così. Cerchiamo in questo caso di recuperare un po' la vita, anche perché se questo va sul meteorite fa un casino nero, perché quel meteorite di suo toglie, mi sembra 30 o 40. Col Berserker andiamo a raddoppiare il danno. Quindi ecco qua, per esempio. In questo caso ho preso una bella mazzata, e sono, andato KO. La battaglia comunque tra i due continua fino a decidere il vincitore. In questo caso sono stato sfortunato, spesso invece mi capita comunque di vincere. Proviamo a rifare una nuova partita. Diciamo play again. Mi piace giocare in multiplayer, anche se c'è la possibilità anche di giocare in single player, almeno per imparare inizialmente. Quindi andiamo a giocare qualcosino. Oh, qui c'è una cosa speciale, si chiama il Triple Berserk. Praticamente il Berserker normale, diciamo che fa il doppio dei danni. In questo caso col triplo, giustamente andiamo a fare il triplo dei danni. Quindi andiamo a vedere se riusciamo in qualche modo a vincere questa partita, senza fare brutte figure, ovviamente. Ok, abbiamo già avvelenato un avversario. Solitamente la tecnica principale è di proteggersi almeno all'inizio per vedere cosa fanno gli altri, ecco, come si organizzano. In questo caso ho fatto bene perché avendo io colpito Mickey Boy, adesso dovrebbe arrivare a me il meteorite. Ecco, ma mi stava arrivando pure una cosa per un poison. Vedete, ecco. Però io avevo lo scudo, quindi sono stato, diciamo, almeno fortunato perché mi sono protetto. In questo caso andiamo di astuzia, diciamo che in particolare bisogna avere un po' di astuzia, ma anche un po' di fortuna, soprattutto quando ci troviamo sullo stesso posto di un avversario, quindi lì proprio va in random, è randomica al massimo la cosa. Quindi in questo caso sfruttiamo il Triple Berserk e se riusciamo, vediamo di prendere il fulmine, anche se non sono convinto di arrivarci con il salto. Adesso vediamo. Oh, porca miseria. Vabbè, meglio così perché praticamente tutti sono stati puliti dallo scudo, tranne uno. Vabbè, però se riesco ad andare sul fulmine, uno lo ammazzo sicuro. Ecco, non ci riusciamo. In questo caso io direi Oh, merda. Ah, ottimo. Come morire in poche semplici mosse, direi io. Ecco, adesso mi fa sicuramente fuori, anzi ci fa, perché col Triple Berserk ci fa fuori sicuramente quello. Ho sbagliato a premere il tasto. Ho fatto una figuraccia veramente impossibile. Ah no, lui aveva lo scudo, quindi muoio miseramente in questo modo. Ecco, comunque questo è il gioco. Io spesso faccio una partita perché alla fine, avete visto, una partita può durare 5 minuti, 10 minuti, quindi è anche veloce. L'unico problema, ecco, è che dovete stare con la linea 3G sempre disponibile. Potete anche andare a customizzare il vostro personaggio, però dovete guadagnare il denaro e i diamanti in questo caso. Allora, quando andiamo su Customize possiamo scegliere un po' quello che ci piace di più. Quello che non vi ho detto è che le scimmie hanno un potere particolare, tipo questa che sto utilizzando io, lancia le banane bomba. Poi c'è il baboon che fa un'onda indirizzata a un avversario, quindi anche se ha lo scudo viene preso. L'orangutan che si cura invece,
e il gorilla che ha un'arma speciale, caccia un mitraglione e fa davvero tanto danno. Questo è Battle Monkeys, scaricatelo perché è davvero divertente, vi lascio tutto in descrizione. Alla prossima!